Allora, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata del Cinema Tecnica. Tendenzialmente io parlo, come tu ben sai, Vincenzo, adesso ti lascio presentare, parlo di quello che è il cinema in una maniera decisamente generale, ok? Un po' come fa uno studioso. Mi informo, ho studiato, leggo libri, prima o poi anche li consiglierò anche, e parlo in una maniera generale, non occupandomi io direttamente di cinema, non facendo cinema. Però in questo caso, in questa puntata, parlando di registi, trovo che sia particolarmente interessante invece parlare con chi realmente fa certo. cinema, cioè con un regista. E qui entri in gioco tu, Vincenzo. Di chi sei? Io mi reputo ancora un aspirante regista, perché credo che come di attori, cioè registi definiti realmente, cioè sono veramente pochi al mondo, certo. no? Il resto siamo tutti gente che proviamo a fare cinema, quindi comunque anche chi scrive. Potenzialmente il cinema, secondo me, è una questione di equipe, no? Un'equipe che lavora dietro un progetto. E allora parto subito con le domande, perché becchi un punto molto importante. Infatti, se una persona, no, tende a magari informarsi su cosa sia il cinema, troverà spesso scritto che il regista è colui che gestisce un po', no, tutta la parte d'equipe, di team, cioè riesce a gestire il montaggio, riesce a gestire la questione delle luci, la scelta magari anche addirittura del casting, certo. Tutto questo tipo di gestioni qui. È il collante, di tutto. Ma il punto è, allora si potrebbe dire quasi che un regista riesce a quasi essere un artista enciclopedico, no? Perché per seguire il montaggio, per seguire le luci, per seguire queste cose, devi conoscere un po' una cultura generale sul cinema. Non è solo una questione di intuito, c'è anche dietro uno studio. Quindi se il cinema viene riconosciuto come un'arte, forse magari anche il regista è l'artista di partenza. Secondo te come si mette il regista? Riesce a essere veramente l'artista, o più magari più un artigiano, no? Un conoscitore delle arti, e le riesce a unire? Ma dipende, perché ormai oggi dobbiamo scindere, no? C'è una nuova generazione di registi, o aspiranti sempre registi, che vengono definiti più videomaker, no? Quindi hanno una conoscenza tecnica molto buona a livello tecnico, però comunque la regia basicamente non è solamente sapere i tipi di inquadrature o cose, ma una cosa fondamentale è, per esempio, avere un buon rapporto con gli attori, quindi dirigere degli esseri umani in carne ed ossa, no? Con le loro psicologie, le loro sfaccettature. Quindi alla base, secondo me, per fare regia ci vuole una buona sensibilità. Tu dicevi appunto che nasci soprattutto come attore, quindi qual è un po' il rapporto del regista come occhio di persona che riesce a inquadrare, e invece quello che è il regista che, essendo stato attore, sa cosa vuol dire stare dall'altra parte? Sì, ci sono varie categorie che passano alla regia, no? Ci sono spesso anche sceneggiatori che passano alla regia. L'attore ha quella sensibilità appunto in più rispetto ad altre categorie che si affacciano alla regia, di rispettare l'attore, no? Proprio perché io so cosa significa stare davanti alla, certo, macchina da presa. Quando stai davanti alla macchina da presa non sei più regista, quindi, certo, devi fare anche gestire, perché non si può fare entrambe le cose. Spesso quando vediamo attori che firmano regia e sono i protagonisti, te lo dico per esperienza, il film non l'hanno fatto loro, certo, perché sicuramente hanno un aiuto che è un regista che controlla. Beh, c'è sempre una questione dietro di team, sì, di equipe, di mente, sì, che si dipana in tutti i vari gli ambiti. Sottolineavi la questione economica, no? Dicevi, magari faccio io la parte, sì, così vado a risparmiare, che è un punto fondante, perché spesso non si parla del cinema in maniera sognante, poi però c'è anche la realtà economica. Però sì, cosa significa oggi, con dei mezzi più alla portata di tutti, fare cinema anche indipendente? Perché ormai con un migliaio di euro hai anche l'attrezzatura per registrare in alta, sì, definizione. Però poi magari fare cinema è un passo in più rispetto all'avere semplicemente l'attrezzatura. Beh, il cinema, l'attrezzatura non è solamente la macchina da presa, cioè, che sei in qualità. Ci sono i dolly, ci sono i Ronin, che hanno comunque dei costi. Certo, oggi ci sono queste società che ti fanno di server, che ti fanno dei pacchetti molto interessanti e vengono incontro anche alle produzioni indipendenti. Cioè, tu quando vai a un server, tipo, non so, mi metti Cartocci, facciamo pubblicità, perché
poi sono molto carini. Cioè tu vai lì, dici, ho un budget che è questo, cosa mi puoi dare? E loro ti dicono, diamo questo e ti buttiamo anche questo dentro. Capito. Per aiutare appunto i registi esordienti. Sono realtà abbastanza nuove, quindi questa? Sì, perché vabbè, c'è stato un periodo di crisi, quindi loro hanno abbassato con i prezzi. Adesso c'è una nuova ondata di nuove leve che stanno provando a fare regia. Quindi, in poche parole, prima che ti faccio una sorpresa di cui non ti avevo avvisato, cos'è il regista? In parole semplici, se tu dovessi dire a un bambino degli elementari cos'è il regista, così che lui possa dire da grande voglio fare il regista. Guarda, gli americani lo chiamano the director, no? Mm-hmm. Sarebbe direttore. E quindi, come un direttore d'orchestra. Assolutamente sì. Cioè, il direttore d'orchestra, tu lo vedi, sembra un pirla, no? Dice, cazzo fai? Sono quelli che suonano, tu che fai? Con la bacchettina. Cioè, quello ha prima di tutto nozione di tutti gli strumenti. E poi lui ha quell'orecchio perfetto che quando vede che uno sta andando, un violino va un po' sopra gli altri, lo abbassa. E quello deve fare il regista, cioè se l'attore è sopra le righe lo deve abbassare, se il direttore della fotografia, non lo so, allestisce una scena e tu la vedi sul monitor e dici no, c'è quella luce che secondo me va in contrasto con quella, devi dirigere. Quindi se diciamo che il regista è un artista, più che un pittore, potremmo dire che è un musicista, un direttore d'orchestra. Ma artista, cioè io la parola, cioè tutti quelli che dicono io sono un artista, cioè io credo che tutti noi siamo artisti, perché la vita è l'arte suprema, quindi già il momento che tu vivi, ti svegli la mattina, ti fai la colazione, ti affacci alla finestra, guardi un sole, ti vesti, ti fai la barba, cioè è tutto una forma d'arte, no? Certo. E quindi, cioè, il regista è uno che vuole fare cinema, quindi tra virgolette il regista è anche una forma di artista. La sorpresa è che io sul mio profilo Instagram ho chiesto di immaginare a chi mi segue delle domande da fare ad un regista, ok? Wow. Emergente o un regista. Ho selezionato quelle che insomma riassumevano un po' i concetti base. Allora mi chiedono, potresti dare un consiglio, magari anche facendo riferimento ad esperienze attoriali di regia, ai giovani registi emergenti, quindi parliamo di persone che stanno studiando magari all'università o accademie, per portare a termine appunto questo sogno di lavorare nel mondo del cinema in tutta la sua interezza. Che voglio fare regia sempre. Sì. Come dicevo, vuoi fare un film, trova qualcuno che ti mette i soldi e fallo. Prima di tutto, cioè, sempre per il fatto che comunque non è che tu puoi dirigere una cosa, oggi lo fanno, oggi con i mezzi che ci sono uno potrebbe farsi un film da solo, cioè con lui il protagonista, che fa la regia, con le... però cioè, questi sono casi talmente assurdi e estremi, quindi partire con un cortometraggio per esempio, già perché comunque è molto più semplice, riuscire a sintetizzare, quindi la sintesi è una delle cose che uno che vuole fare regia secondo me deve avere, anche perché viviamo in un mondo ormai così frenetico, quindi attrarre l'attenzione è veramente difficile, no? Quindi dici anche approfittare delle piattaforme come YouTube, come molte altre che adesso esistono. Sì. E rispetto invece alle accademie, queste scuole, guarda, improntate su quello, tu so che hai fatto formazione a New York. Sì, io ho fatto dei corsi di regia a New York, anche regia in 3D, che mi intrigava molto. Guarda, ti dico una cosa che mi disse anni fa, mentre facevo l'attore in un film, Michele Placido. Okay. C'era Michele Placido e Giannini in questo film. Noi eravamo un gruppo di attori giovani che eravamo di contorno a questo film, e arrivò lui, Michele Placido, un po' ironicamente, disse: non è che vi truccate, vi fate belli, tanto alla fine di voi, ma forse uno diventerà famoso. Poi si rivolse a Giannini e disse: Giancarlo, quando tu hai fatto l'accademia del tuo corso, chi è diventato qualcuno? Solo io. Dice, anche io quando l'ho fatto io. Quindi, cioè, alla fine non è che uno fa l'accademia o fa un corso e esplode, un regista. Cioè, però magari è una base formativa importante. Ma la regia, cioè già l'attore ha una formazione diversa, la regia è, tu ti puoi documentare anche da solo. È libertà, certo. Cioè tu ci sono, ormai non devi neanche comprare un libro, vai su internet e trovi. Io un consiglio che do spassionato, perché è una cosa che faccio ancora io oggi. Sì. Investire, io compro Blu-ray e mi vedo tutti gli speciali dei film americani, perché tecnicamente ormai gli americani sono all'avanguardia. E a volte quando tu vedi un film americano dici, madonna, ma cazzo l'hanno fatto a fare quella scena, no? Poi quando vai a vedere negli speciali dici, ma pensa te,
cioè sembrava una cosa così. Quindi dici investire sulla conoscenza del cinema, cioè quindi certo. L'importanza del regista, che è una cosa che Woody Allen sottolinea di continuo, di essere anche cinefilo, cioè per fare il cinema non devi, ma prima solo di tutto devi amarlo, essere spettatore, certo. Altra domanda, ti chiedono quanto potere hai nella sceneggiatura, questi due fattori e altri sono completamente nelle tue mani oppure hanno più importanza lo sceneggiatore proprio come figura a sé stante e quindi di conseguenza anche il rapporto tra lo sceneggiatore e il regista? Sì, certo, guarda, io da quando ho intrapreso la carriera di regista ho collaborato con vari sceneggiatori, è una cosa fondamentale riuscire a trovare questo rapporto quasi oltre che lavorativo di forti passioni e di condivisioni, no? Anche una visione, mm-hmm. una visione che si sposi bene con quello dello sceneggiatore. Dai, allora direi che possiamo anche chiudere, diciamo che un'inquadratura di cosa sia effettivamente il regista sì. l'abbiamo avuta, ovviamente come sempre i discorsi sono decisamente più complessi di come sì. si mettono giù, l'importante però è appunto cercare di capire di cosa si sta parlando e che cosa si vuole fare se una persona, come è stato chiesto, vuole fare il regista. Perché se è vero che è il direttore d'orchestra prima di mettersi le bacchette in mano sa che musica sta per creare. Quindi sì. non basta dire che è di genere o sperimentale o così. Guarda, per chiudere possiamo dire una cosa che può sembrare retorica, ma è fondamentale. Ci vogliono due ingredienti fondamentali per fare qualsiasi cosa, non solo la regia. Il cuore e la passione. Se metti queste due cose, cioè questa cosa trasparirà sempre, capito? Cioè non regalare mai le cose, ma metterci quella passione che si mette nelle cose che ami, capito? E quella cosa trasparirà. Citando Tarantino, non me ne frega niente delle lenti, delle ottiche e delle macchine da presa, io voglio fare film. E questo si sente. Quelli che daranno molta importanza alle ottiche faranno i direttori della fotografia e i tecnici, che sono fondamentali. Va bene, allora ringraziamo Vincenzo, che magari okay. avremo il modo di ospitare certo. se ci sarà qualche altro festival. Ma io oltretutto con lui spero di collaborare, perché la sua visione mi piace molto, quindi oltre a collaborare per quanto riguarda il web, io faccio un video diario che si chiama video diario di un regista qualunque, sperando che un giorno diventerà qualcuno. Ciao, alla prossima, ciao ragazzi.